buongiorno, io rappresento la Net Building Automation, che è una società che opera, dal nome si capisce, nel settore della Building Automation. Il gruppo di sviluppo opera in questo settore dai primi anni 90. La nostra presenza a questo evento di Modena, della settimana della bioarchitettura e della domotica, è a titolo istituzionale, in realtà per crearci anche un certo discorso di visibilità, in particolare perché nell'Emilia Romagna abbiamo anche inserito una nuova agenzia che ovviamente va supportata, fatta conoscere, quindi abbiamo approfittato di questo evento anche per dare un senso divulgativo alla cosa. Quindi la società ha sviluppato nel tempo tecnologie e modi di gestire il campo in alternativa a quanto fino ad ora veniva fatto nel settore della home e della building automation. L'architettura della Net Building Automation prevede una soluzione di carattere industriale. Filosoficamente abbiamo preso quello che è il classico PLC industriale, rotto in tanti pezzettini e distribuito su un bus, dove i moduli delocalizzati hanno comunque una loro, volendo, logica funzionale, nel senso che abbiamo una funzione particolare di fault tolerant, che vuol dire dare mandato all'attuatore locale per fare le sue funzioni locali indipendentemente dalla logica centrale e dalla effettiva presenza della comunicazione bassa. Questo comporta di avere sicuramente un'affidabilità di sistema in più. Oltre a questo abbiamo anche strutturato e architettato la struttura di impianto perché sia completamente diagnosticata. In ogni nodo dell'impianto è possibile verificare la qualità della comunicazione e in caso di anomalia ovviamente segnalarla alla supervisione di sistema o all'operatore eventualmente che gestisce l'impianto stesso. Il sistema, tra l'altro, portandosi dietro quella modalità comportamentale industriale, lo si programma nello standard riconosciuto da tutti i tecnici nel mondo, che è IEC 11313 oppure EN611313, standardizza i linguaggi di programmazione, e noi ovviamente all'interno di questo abbiamo scelto il linguaggio ladder e blocchi funzione perché è quello visualmente, graficamente, immediatamente fruibile dal tecnico, anche non particolarmente voluto, perché è un linguaggio grafico. La supervisione del nostro sistema è possibile dai classici SCADA o HMI, quindi interfacce uomo-macchina classiche di utilizzo industriale, che possono essere applicate al sistema con il protocollo Modbus RTU. Oppure abbiamo anche un nostro framework che non è altro che un motore di rete che acquisisce dati dal campo e li rende disponibili agli apparati di supervisione di rete, Workstation, e la programmazione in questo caso la si fa con i classici linguaggi RAD, quindi Visual Basic, .NET, C++, eccetera, eccetera, che sono i classici linguaggi di programmazione usati da tutti i programmatori del mondo. Come soluzioni operative nella Home Building Automation ci preoccupiamo ovviamente di dare soluzioni efficienti e performanti per risolvere i classici problemi dei sistemi e sottosistemi presenti in una struttura, un edificio complesso, quindi si va dal controllo generale degli impianti elettrici, al controllo ovviamente coordinato e integrato degli impianti di sicurezza, al controllo accessi, all'impianto antintrusione, tutta la sicurezza che riguarda l'antincendio e le luci d'emergenza, anche tutte quelle centrali tecnologiche che invece di operare stand alone vengono comunque integrate all'interno di una struttura dati, per cui tutte le operazioni del sistema vengono riportate in un software di supervisione, in una architettura di supervisione che consente di gestire il tutto in maniera integrata. Siamo presenti ovviamente anche nel settore turistico ricettivo, con molte strutture ricettive costruite ed eseguite anche all'interno dei nostri impianti e sistemi, tra cui l'Hotel Arthur di Solignano Nuovo, che ha all'interno una struttura di impianto abbastanza complessa, perché oltre a gestire i servizi di controllo accessi e presenza e termoregolazione nelle camere e nelle zone comuni, gestisce anche tutta la parte dell'illuminotecnica delle zone comuni con comando da supervisione, in modo tale che l'operatore sceglie i suoi scenari funzionali a seconda delle sue esigenze. Noi mettiamo a disposizione
strumenti hardware, apparati elettronici e software per poter far realizzare le soluzioni finite a vari installatori evoluti e system integrator che si specializzano e si qualificano nell'utilizzo del nostro sistema. Quindi il nostro obiettivo in termini commerciali, se vogliamo dire, è quello di trovare tanti attori sul mercato che possono proporre il nostro sistema.